Buonasera da Millennium, terza giornata di Expo Cup, si affrontano Otto Nero contro Colombia. Nuovo per Cerrone, pallone molto rischioso, recuperato da Concia, gioco che calcia, palla che resta in campo dopo la parata del portiere, ancora buona, il tiro col destro e secondo intervento di fila di Palmieri che ha già salvato. Tiene ancora il pallone, serve Roberto Imparato, il cross col mancino numero 10, Cerrone tiene palla al limite dell'area, poi prova la conclusione col sinistro. Palla che esce di un nulla, bella la conclusione. Ha imparato all'indietro verso il proprio portiere Palmieri che rischia, regalando infatti il pallone a De Fazio che serve dentro Mura. Mura col destro e la Colombia passa in vantaggio. Erroraccio qui del portiere. Le finte ancora di Cristian Cagliazzo. Allarga poi sulla fascia destra Rocco, il tocco di prima per Cerrone che calcia sul fondo. Termina il primo tempo dopo questo tiro di Paolo Cerrone. 1-0 per... Pazza tutto, colpo di testa. L'anticipo di De Fazio, il tacco di Acconciagioco, palla che passa verso Mura, ancora Acconciagioco, col destro! Colpisce la traversa, che conclusione qui del numero 10 del pallone, Esposito con un contrasto, palla filtrante per Mura in area di rigore, Mura sfida Pagano, poi la mette al centro per il gol del 2-0, firmato da Defensa, scoperta palla recuperata, attenzione a Murala, tiene palla il numero 9, serve dentro Esposito che calcia col destro, il portiere in qualche modo in calcio d'angolo ha rischiato ancora una volta l'otto nero. Defensa, ancora Defensa, palla con l'esterno, Cagliazzo dall'altro lato, la tiene il numero 9, punto alla porta Cagliazzo, Cagliazzo si accentra, calcia col destro, palla che termina di pochissimo al lato, era una delle... Imparato con le mani, lunghissima la rimessa verso Pugliese che la prolunga col mancino, non arriva nessuno, allora la partita termina qui, Colombia batte 8 nero 2-0, le reti di Murà e Defensa, linea all'intervista. Ben trovati dal Millennium, si è appena conclusa Colombia contro 8 nero, risultato di 2-0, siamo qui con Defensa, autore del gol del 2-0, migliore in campo per la Colombia. Allora Defensa, raccontaci un po' la partita, comunque con questa vittoria soprattutto la Colombia si piazza per ora al primo posto nel girone a 6 punti. Sì, diciamo che siamo molto contenti anche perché è la seconda volta che giochiamo a 8, abbiamo sempre giocato a 5, a 6, quindi ci stiamo un po' ambientando, diciamo così, e stiamo giocando un po' a due tocchi, stiamo finendo di girare palla e i risultati si vedono. Abbiamo cambiato un po' di posizione in campo, a tre in difesa, stiamo girando bene. Infatti proprio sulle posizioni intervengo dicendo che Defensa ha cambiato davvero penso tutti i ruoli del campo, però al di là del calcetto a 6 si vede che la Colombia comunque gioca davvero di squadra, infatti i primi difensori sono proprio gli attaccanti come Acconciagioco e Mura che tornavano spesso e questa è una caratteristica che alla lunga può far davvero bene a una squadra. Sì, diciamo che si sacrificano per la squadra e vogliamo diciamo, esprimere il nostro gioco anche soprattutto difendendo con gli attaccanti e vorremmo divertirci, questo è l'obiettivo principale. Bene, ringraziamo Defensa, in bocca al lupo per il torneo, dal Millennium per ora è